Caro Carlo Collodi, non ti posso far che lodi. In realtà il tuo nome è Carlo Lorenzini, e la tua opera è per grandi e per piccini. Con piacere mi diletto a rimar sul figlioletto. Tu Pinocchio l'hai chiamato, te lo sei certo inventato. Un giorno poi l'hai creato, attraverso un papa beato. Hai ideato un pupazzetto, per sfida o per diletto? Marionetta? No davvero? Burattino? Son sincero. C'è un po' di confusione, e lo dico con passione. Senza fili il burattino, pare proprio già un bambino. È così che l'hai finito, ma non era erudito. Attraverso papà Geppetto, l'hai creato con diletto. Di legno lui l'ha scolpito, lisciato, dipinto, rifinito. Poi un calcio lui gli ha dato, e Geppetto ha pensato al fato. Burattino dispettoso. Non gli ha concesso riposo. Tante bugie lui diceva, ed il naso gli cresceva. Ha creato solo dispiaceri, ma l'ha fatto prima di ieri. Nel tempo si era veduto, e così lui è cresciuto. La scuola ha frequentato, per il babbo ha lavorato. La fata turchina, sempre a lui vicina, l'ha trasformato in bambino, educato e non birichino. L'amico grillo parlante, ne ha consigliate tante. Di corrette soluzioni, ma sol per bimbi buoni. La volpe ed il gatto, con lui hanno fatto un patto. Seppellire le monete, che non erano segrete. Gli hanno insegnato a scavar nel prato. Nel campo dei miracoli, c'erano solo ostacoli, zecchini a non finire? No. Dovevano sparire. Pinocchio. Ha incontrato Mangiafuoco, per tanto e non per poco. Il burattinaio per lui si è commosso, ha starnutito a più non posso. Anziché bruciare un burattino, per cuocere il cibo per Benino, Pinocchio ha ascoltato, e si è subito emozionato. 5 zecchini per aiutar Geppetto, ha donato al pupazzetto. Burattino volevo dire, per poter poi proseguire. Pinocchio ha incontrato un serpente, si è scontrato con tanta gente, anche la fame ha dovuto patire, ed ha fatto errori a non finire. Nel paese dei balocchi è stato, finché in asino si è tramutato. Con Lucignolo, fedele amico, quanti errori, non vi dico. Nel pesce-cane infine è entrato, e il Geppetto ha ritrovato. Dopo l'ennesima avventura, ha vinto anche la paura. Giunto col padre alla riva, aveva compreso che lì non finiva la sua ormai triste storia, che l'avrebbe portato alla gloria. Pinocchio quindi ha fatto lezione. Abbiamo usato con passione software e servizi online infiniti, tutti rigorosamente gratuiti. Abbiamo conosciuto il web 2.0, documentato ed imparato per davvero. Insegnanti e genitori sono contenti, e lo raccontano ai 420. Pinocchio nella rete, ormai lo sapete, è il nome del progetto, ed il buon papà Geppetto, insieme a suo figlio ci ha aiutato, finché abbiamo avuto fiato. Qui, infine, termina la filastrocca, per poter tornare alla nostra bicocca. A casa volevo dire, per così poter finire. Riccardo Rivarola.